Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 4 maggio 2011 e per la precisione sono circa le 8:30 del mattino. Eccoci qua, cari amici, eccoci qua. Cerchiamo un po' di commentare questa notizia apparsa sulla quotidiano torinese La Stampa odierno. Adesso, dopo essere stata, diciamo così, salvata la Grecia, dopo essere stata, diciamo così, salvata l'Irlanda con fior fior di prestiti da parte dell'Europa Unita, ora è arrivato il turno del Portogallo. E poi è anche scritto qua, ma ve l'avevo già detto, dopo il Portogallo sarà il turno della Spagna. Ma mi pare tempo fa di aver fatto un video sul Portogallo anche in rapporto alla Spagna, perché Spagna e Portogallo si trovano nella medesima penisola che si chiama la penisola iberica, e guarda tu il destino che tra la fine del 1400 e poi tutto il 500 Spagna e Portogallo ebbero da gestire i due più grandi imperi coloniali dell'epoca. Ma che grandezza gli imperi coloniali di Spagna e Portogallo! Pensate che alla fine del 400 dovette intervenire persino un papa, e di fronte al papa e i plenipotenziari della monarchia spagnola e della monarchia portoghese firmarono il famoso trattato di Tordesillas, dove vennero stabilite le rispettive sfere di influenza dei due imperi, l'impero portoghese e l'impero spagnolo. Ma che quello spagnolo, poi sapete bene che c'era Carlo V, l'imperatore Carlo V d'Asburgo, sì, ci aveva in mano, nelle sue mani c'erano tutti i territori degli Asburgo, tutti i territori della Spagna e tutte le colonie, sia a occidente che a oriente, tanto è vero che Carlo V d'Asburgo, imperatore tra l'altro del Sacro Romano Impero e re di Spagna, imperatore, poteva dire che sul mio impero non tramonta mai il sole, e certamente c'aveva colonie sia nelle Indie orientali che nelle Indie occidentali, un bel pezzo di America, centro meridionale, Portogallo, erano i due grandi imperi del tempo, grandi imperi coloniali che avevano i loro territori disseminati su tutto il pianeta. Col trattato di Tordesillas venne stabilito che la Spagna doveva accontentarsi di una certa zona e il Portogallo di un'altra zona, così non avevano più da litigare. Cari, dopo piano piano sono caduto. Sapete perché è caduto l'impero spagnolo? Sapete perché, in un certo senso, anche l'impero portoghese? Sapete perché sono caduti? Perché erano pieni d'oro, dice che l'oro fa la ricchezza, tutte balle. E proprio ieri ho fatto un video sulle questioni monetarie, boh, mi pare tu lavorare 2 ore al giorno tutti, dicendo che il nostro euro, la nostra moneta, insomma, a livello mondiale ora, quasi mondiale, le monete non sono più agganciate all'oro. Ma che era l'oro? Ma che era? Era convenzione. L'oro non è che c'ha un valore in natura. Il valore all'oro glielo diamo noi, è una pura convenzione. Adesso invece la nostra moneta, l'euro, ma anche il dollaro, non sono più agganciate alle riserve auree, ma che saranno male? No, sono agganciate alla ricchezza di ogni singolo Stato, a ciò che ogni singolo Stato produce, capito? La Spagna e Portogallo, sapete perché sono caduti i due imperi? In miseria, sono andati in miseria! Perché dalle lontane Americhe arrivavano i galeoni pieni d'oro, che se fosse stato per l'aggancio della moneta spagnola alle riserve auree che venivano dalle lontane Americhe, la Spagna l'impero ce l'avrebbe ancora adesso,
E chissà ancora per quanti millenni, ma no, cari, perché loro arrivavano in Spagna e allora i governanti spagnoli, la stessa monarchia, come fanno i nostri politici d'oggi, largheggiava col popolo, largheggiava e gli dava tanto, tanto oro al popolo spagnolo, così tutti felici e contenti. Beh, ma se tu c'hai tanto oro in tasca non te va più di lavorare. E loro non producevano più gli spagnoli, così cari, gli spagnoli e i portoghesi non lavoravano più. E intanto ce n'avevano tanto di oro, come gli antichi romani. All'impero, e perché è cascato l'impero? Perché gli antichi romani non c'erano più voglia né di lavorare né di combattere. E loro compravano tutti, gli spagnoli compravano tutti i prodotti che venivano dalle Fiandre, da quella grande zona laboriosa che corrisponde grosso modo agli attuali stati Belgio e Olanda. Sì, le merci se le facevano, gli spagnoli se le facevano venire dalle Fiandre e altrove dove si lavorava, ma le dovevano pagare. Per cui loro arrivavano in Spagna, veniva distribuito al popolo, e poi il popolo comprava le merci dalle Fiandre e loro andavano nelle Fiandre dove si lavorava, capito? Dove si lavorava. E loro, loro, cari, se voi ci avete tanto oro, ma non lavorate. E loro lo dovete spendere per comprare le merci, per sopravvivere, capito? La ricchezza non dipende da loro, cari. La ricchezza dipende dalla produzione delle merci. Gli spagnoli non producevano più, capito? È così. Allora, la tradizione del non lavorare più gli è rimasta agli iberici, gli è rimasta perché sono stati rovinati dagli imperi. Gli iberici sono stati rovinati dai loro imperi, perché dai loro imperi ricavarono tantissimo oro. Ma automaticamente loro, come arrivava lì, dentro la Spagna, dentro il Portogallo, poi dopo, per le vie commerciali, andava dove si producevano i prodotti di cui gli spagnoli e i portoghesi avevano bisogno. E là le formichine delle Fiandre, che non avevano imperi ancora, se li faranno dopo gli imperi. Il Belgio e l'Olanda se li faranno dopo gli imperi, e loro si prendevano loro l'oro di Spagna e Portogallo. Ma ecco, tanto per far capire che quei poveri ragazzi che su quei loro video dicono che adesso non c'è più la riserva aurea che garantisce la moneta. Ma adesso noi abbiamo qualcosa di meglio della riserva aurea. Perché adesso la moneta che circola, no? Che circola? La moneta che circola non è più agganciata a quella realtà convenzionale che è l'oro, è agganciata alla capacità produttiva di un paese, alla solidità economica di un paese, capito? E per cui, secondo le regole della Unione Europea, in ogni paese c'è una quantità di denaro adeguato alla sua reale ricchezza, e la reale ricchezza di un paese non è l'oro, ma che te lo mangi l'oro? No, è la capacità produttiva di un paese, è la laboriosità di un paese, capito? E adesso vediamo un po' come va, quante volte sono dovuto tornare su questi argomenti, quante volte che ho spiegato ai ragazzi che l'Italia non ci sta nei paesi PIGS, non ci sta. Ma quante volte l'ho dovuto spiegare, tanti ragazzi mi dicevano: no, 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 ci deve stare pure l'Italia tra i paesi PIGS, perché loro preferivano che l'Italia fosse tra i paesi PIGS pur di fare un dispetto a Berlusconi. Ma che c'entra Berlusconi? Ma che c'entra Luisa Zapatero? Ma che c'entra il premier, l'ex premier portoghese Sokha? Ma che c'entra un premier? Un premier altro non è che un campione adeguatamente rappresentativo di tutti coloro che lo hanno votato. Se non ci fossero coloro che hanno votato Zapatero, Socrate, Berlusconi, Socrate e Zapatero non sarebbero nulla. Hai capito? E questo vale per tutta la classe politica di un paese. La classe politica di un paese è un campione adeguatamente rappresentativo dei propri cittadini. Tant'è vero che se ci fermiamo all'Italia, cari amici, voi vedete che dai cattivi della destra ai buoni della sinistra hanno tutti la stessa mercede parlamentare, la stessa mercede parlamentare e neanche
Al buono, al poeta buono Nichi Vendola gli fa schifo prendere 15.000 euro netti al mese per fare il governatore delle lontane Puglie. Sì che è l'uomo più buono d'Italia, Nichi Vendola, eh. Beh, è un poeta. Vabbè, allora vediamo un po', commentiamo dopo questa premessa. Chiaro, chiaro, ma che cosa c'entra loro? Quello che conta è la laboriosità di un paese, capito? Altro che loro hanno fatto bene a bandirlo. Come mezzo di valutazione della moneta, ma come mezzo di valutazione della moneta ci deve essere la laboriosità di uno Stato, capito? Altro che loro se è un bantubo, ci si potrebbe mettere pure il ferro, ci si potrebbe mettere pure l'argento, il ferro, un po' quello che volete voi, pure un mattone. I mattoni fanno da copertura della moneta, mandiamo. Beh, il Portogallo, leggo l'articolino, cari amici, l'articolino odierno. Il Portogallo, dopo mesi di tentennamenti, ha raggiunto un accordo con l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale per il piano di aiuti triennali. La conferma è arrivata ieri sera dal primo ministro dimissionario, José Sócrates. Ha dato le dimissioni per il fatto che il Portogallo è da tanto tempo un paese pixe e adesso è costretto a chiedere l'elemosina, capito? Adesso il Portogallo chiede l'elemosina. Allora, José Sócrates ha dato le dimissioni, capito? Io mi vergogno, ha detto José Sócrates, di fare il capo di governo di un paese che deve chiedere l'elemosina per tirare avanti. Perché prima ha fatto come le cicale, la cicala, adesso deve andare a chiedere i prestiti i soldi agli altri per campare. La conferma è arrivata ieri sera dal primo ministro dimissionario José Sócrates, che ha definito come un buon accordo, precisando che il programma di aiuti non prevede un taglio dei salari minimi. Ha messo avanti, come si dice, lo zucchero. Prevede tante altre cose, ma non il taglio dei salari minimi, prevede tanti altri sacrifici, vedremo. Non ha messo avanti, calma, portoghesi, state buoni, non fate la rivoluzione, non fate, perché il Portogallo chiede il prestito per campare, però, per avere il prestito dobbiamo fare tanti piccoli sacrifici, ma non dobbiamo tagliare i salari minimi, calma. E allora, si va avanti. Gli aiuti serviranno a coprire il debito pubblico e gli interessi fino al 2012. A Lisbona, c'è una bella canzone su Lisbona, mi piace tanto, vabbè. A Lisbona si negozia anche il programma di austerity con un possibile taglio delle pensioni? Con un possibile taglio delle pensioni. Cos'è successo in Grecia, cari amici? Cos'è successo in Grecia? Quando il governo greco è stato costretto a chiedere l'elemosina, non c'erano più soldi per tirare avanti. Capito? Non c'erano più soldi. I giovani hanno dato fuoco a tutto mezzo paese. I giovani non volevano il coso, tirare la cinghia dei pantaloni. Non volevano. Cos'è successo in Grecia? Ah, cosa sarebbe mai successo in Italia se fosse stato il governo Berlusconi a dover chiedere il prestito all'Unione Europea? Cosa sarebbe successo lì? Allora, gli aiuti serviranno a coprire il debito pubblico, gli interessi fino al 2012. A Lisbona si negozia anche il programma di austerity con un possibile taglio delle pensioni. Col Portogallo salgono così a 3 i salvataggi messi a segno dall'Unione Europea. A 3. E il primo intervento dell'Unione Europea è stato fatto un anno fa, a maggio 2010, per salvare la Grecia, varando il più corposo pacchetto di aiuti da 110 miliardi di euro. Poi a novembre 2010, dopo la crisi estiva delle banche irlandesi, l'Unione Europea ha deciso di correre ai ripari anche con Dublino,
con aiuti per 85 miliardi. Portogallo, Irlanda, Grecia, i cosiddetti PICS. Allora, Portogallo, Irlanda, Grecia, dei paesi periferici, i cosiddetti PICS. Ora all'appello dei salvataggi manca solo la Spagna. Povero Luis Zapatero, ma che colpe ha mai Luis Zapatero della crisi economica spagnola? Ve l'ho spiegato in esordio, ve l'ho spiegato cosa è successo alla Spagna quando fondò l'impero, un impero che si basava sull'oro che veniva dagli Aztechi, dai Maya, dagli Inca. Cosa è successo? Che guaio che gli ha combinato l'impero alla Spagna, che loro con i galeoni entrava in Spagna tutti felici per gli spagnoli, la monarchia distribuiva e gli spagnoli se la mettevano in tasca, poi andavano al mercato a comprare i tessuti, i pantaloni, le scarpe, che so, tutte le cose che venivano costruite nelle lontane Fiandre, e quindi loro andavano là, le merci delle Fiandre andavano in Spagna, ma loro spagnolo andava là nelle lontane Fiandre. E allora, dunque, manca solo la Spagna, Grecia, Irlanda, Portogallo, ora manca solo la Spagna, manca miseria. Ed è qui che temono all'Unione Europea potrebbe concentrarsi nei prossimi mesi l'attacco delle speculazioni finanziarie. Un gioco facile con la disoccupazione record al 21% in Spagna, che tocca quasi 5 milioni di persone in Spagna, 5 milioni di persone disoccupate in Spagna, con il più alto tasso europeo di disoccupazione giovanile in Spagna. Ma come mai? In Spagna c'è Luis Zapatero, non c'è mica Silvio Berlusconi, porca miseria! Ma come mai? Ah, porca miseria! E sono tanto incazzato che anche l'Italia non sta tra i paesi PIL, porca miseria! La speculazione finanziaria? L'Unione Europea ha paura che in Spagna arrivino le speculazioni finanziarie? Gli speculatori? Ma quante volte ve lo devo dire? Ma ci dovrò morire sopra per spiegarvi che gli speculatori finanziari non provocano la crisi economica di un paese, ma ne godono i vantaggi. Quante volte vi dovrò dire che gli speculatori finanziari sono come gli avvoltoi, santa Madonna! Gli avvoltoi non sono mica animali di battaglia. Gli avvoltoi non vanno mica ad ammazzarle le prede che poi mangiano. Gli avvoltoi dall'alto dei cieli guardano con i loro occhietti, guardano giù, cosa succede per terra. E quando vedono un qualche animale, piccolo o grande che sia, non ha importanza, che barcolla, che non si regge più in piedi o perché è troppo vecchio, o perché è malato, o perché c'è qualche grave ferita da combattimento. E che fanno gli avvoltoi? Quando vedono questo qua che barcolla, aspettano che casca giù per terra. E quando è quasi morto, magari ancora vivo, vanno giù, non capaci di difendersi, e se lo mangiano gli avvoltoi. E così gli speculatori. Non provocano gli speculatori la crisi. Gli speculatori vanno dove c'è già una crisi, capito? C'è tutto il gioco dei prestiti, di banca in banca, è lì che nascono le speculazioni. Se tu non vuoi la gioia degli speculatori, devi fare in modo di non avere dei debiti. Quello che vale per uno Stato vale pure per una famiglia, anche per una famiglia. E non bisogna essere laureati in economia per capirle queste cose, capito? C'è Montaigne e diceva che in fin di conti le responsabilità del re di Francia non sono tanto diverse dalle responsabilità del padre famiglia. In Cina mica ci stanno le speculazioni finanziarie, perché la Cina trabocca di fondi sovrani, si è comprato a mezzo mondo. La Cina di fondi sovrani, certo, ci sono 1 miliardo di schiavi, e vabbè, ma non si può avere l'uovo e la gallina, l'uomo e la bambina, non si possono avere insieme, capito? Allora, morale della favola, l'Unione Europea ha salvato prima la Grecia, che è un paese PIX, poi ha salvato l'Irlanda, altro paese PIX. Ora sta salvando il Portogallo, altro paese PIC, e tra poco tocca alla Spagna, altro paese PIC. E in Spagna c'è una disoccupazione record al 21%, che tocca quasi 5 milioni di persone. Mamma mia, che impressione! Ragazzi, mi raccomando, essere obiettivi.
viviamo in patriarcal capitalismo. C'è la proprietà privata, ve l'ho già spiegato 1.100.000 volte che cos'è la proprietà privata. Però la proprietà privata ne parliamo tutti male, ma la amiamo tutti, tutti la vogliamo la proprietà privata, compreso Nicky Bendola, capito? Che non disdegna di prendersi 15.000 euro al mese netti per fare il governatore delle lontane Puglie, lui che è l'uomo più buono d'Italia. Dobbiamo vedercela con la proprietà privata. Cerchiamo di soffrire il meno possibile. Però la realtà è quella che è, cari amici. Ci hanno già provato in URSS, a eliminare questo sistema patriarcal capitalistico, socializzando i mezzi di produzione. Non ci sono riusciti. Dopo 70 anni l'URSS è crollata perché... E i sovietici non lavoravano più, siccome erano tutti dipendenti pubblici, dipendenti statali, compresi gli agricoltori, si buttavano malati quando c'era da lavorare, da raccogliere il grano, si buttavano malati, dice chi se ne frega, che tanto io ho la paga pubblica statale. È per questo che è crollata l'URSS. Andate a vedere il mio video intitolato L'eresia sovietica. Niente da fare, amici miei, niente da fare. Dobbiamo vedercela con la proprietà privata, cercando di ridurre al minimo i danni, cercando di non bramarla troppo, di non desiderarla troppo, però con la proprietà privata dobbiamo fare i conti, senza vendere fantasie, senza vendere utopie e via di seguito. Ma se vedete che Fidel Castro in Cuba, a Fidel Castro che ha introdotto la socializzazione dei mezzi di produzione nell'isola di Cuba, adesso è costretto a ripristinare il libero mercato a Cuba, santa Madonna, ma ve l'ho detto tante volte, lo stesso Fidel Castro ha dovuto ingoiare questo boccone amaro prima di morire. Vabbè, cari amici, riflettete. La nostra storia non è come quella che il gatto e la volpe avevano raccontato a Pinocchio, che c'è il campo dei miracoli dove tu vai a mettere a dimora gli zecchini d'oro la sera e poi annaffi come si bene e al mattino poi trovi subito un albero carico di zecchini d'oro. La storia non è così, cari amici, tutto si muove sulla base del lontano ordine divino di Yahweh, la condanna patriarcale. Tu uomo guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, tu donna partorirai con dolore. E questo ordine divino fa parte della religione ebraica, della religione cristiana e della religione islamica. E nessuno ancora ne ha chiesto la cancellazione, perché la Bibbia, il Vecchio Testamento, nuovo e vecchio, ma questo è il Vecchio Testamento, è stata cambiata tante volte, eh? Hanno fatto tante estrapolazioni, interpolazioni, ma quella condanna non l'ha tolta nessuno ancora, nel mondo ebraico, nel mondo cristiano e nel mondo islamico. Chiedetevi perché tutte le grandi religioni patriarcali semitiche, ebraismo, cristianesimo, islamismo, ce l'hanno ancora nella loro dottrina, il primo libro della Genesi, dove c'è la condanna: tu uomo guadagnerai il pane col sudore della tua fronte e tu, donna, partorirai con dolore. Qualcuno mi risponde: ma io non ci credo a Yahweh, io non ci credo al Dio cristiano, non ci credo al Dio Allah. E vabbè, ma il mondo se ne frega, e il mondo va avanti secondo queste regole, cari amici. E bisogna prenderne atto, capito? Prenderne atto, perché io insegno come soffrire di meno all'interno del mondo patriarcal capitalistico, senza fare i sogni, capito? Perché c'è un film, il titolo di un film, che i sogni svaniscono all'alba, capito? E poi c'è un proverbio che dice: chi di speranze vive e disperato muore, capito? Vabbè, cari amici, dai, anche oggi vi ho dato la mia pillola. Tanti ragazzi mi dicono che le mie sono pillole di verità, e vabbè, chiamiamole pillole di verità. Quindi non bramare la proprietà privata, ma essere consapevoli che con essa dobbiamo fare i conti, d'accordo? Sino a quando vorrà il destino, ok? Grazie, cari amici, grazie se mi avete ascoltato,
e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.